1916-2016, un secolo di storia, un traguardo non comune al giorno d'oggi. Le storie centenarie delle società sportive sono quasi tutte uguali. Di esse ci restano immagini dei bisnonni con baffoni, mutandoni ascellari, spessi scarponi che calciavano un pallone di ruvido cuoio. Non fa eccezione la storia dell'allora Unione Sportiva Ronchese, nata nel lontano 15 agosto 1916 grazie a 17 soci fondatori. L'attività si limitava a scontri con le squadre dei paesi limitrofi. Come non ricordare il trofeo messo in palio tra le due guerre mondiali, vinto dai cugini di Isola del Cantone, ma mai consegnato da Ronco per ovvie ragioni di campanilismo. Inevitabili furono poi le soste durante i conflitti mondiali. Arditi furono i pionieri che nel 1945 tornarono in campo dopo gli orrori dei bombardamenti che sconvolsero il paese. 7 erano di Ronco Scrivia. Parteciparono al campionato di calcio di prima divisione per far dimenticare al nostro amato e sfortunato paese gli orrori del conflitto. La ripresa definitiva si ebbe tra gli anni 50 e 60, quando un gruppo di amici, capitanati da Carmine Falcone e Stefano Tempesta, decisero di ricostituire la squadra iscrivendola al campionato di prima divisione. La rinata US Ronchese disputò tra l'altro incontri amichevoli con Genoa e Sampdoria. Negli anni 70 la Ronchese attraversa un periodo di transizione e la guidano centrocampisti del calibro di Luigi Balbi, mentre la maglia numero 1 è appannaggio di Gianluigi Sacchi, sindaco di Ronco Scrivia per due mandati. Praticamente ho sempre giocato nella Ronchese, giocavamo a Borgo Fornari, giocavamo perché il campo di Ronco purtroppo era stato alluvionato, non esisteva più. Adesso per andare a giocare abbiamo bisogno di mega spogliatoi. Noi avevamo la suite delle cantine della scuola elementare di Borgo Fornari fra il carbone e la legna. Noi non eravamo abituati ad allenarci o meno. Per noi si andava in campo la domenica, era la passione che ci faceva intraprendere questa scelta, era molto la passione. Viaggi Ronco Borgo in bicicletta. Devo dire che mi sono divertito moltissimo a intraprendere questa avventura. Un aneddoto mi viene in mente adesso. Giocavamo in anteprima di una partita di Serie B del Genoa. Quando siamo andati in campo, l'allenatore della giovanile del Genoa mi chiese di giocare in porta con loro perché loro avevano un portiere da provare e logicamente nella Ronchese potevano vedere se parava. Nel Genoa no, perché noi non arrivavamo. E io mi sono rivolto ai miei compagni e ho detto: ragazzi, fate un tiro in porta, io mi giro dall'altra parte, almeno segniamo un gol a Marassi. Ma non ci sono riusciti nemmeno a fare quello. Noi abbiamo fatto una finale del campionato di prima categoria della Liguria, abbiamo giocato ad Albisola Superiore. Siamo partiti la mattina con la nostra borsa, col panino dentro. Arrivati ad Albisola chiediamo dov'è il campo. Lì, dopo tre quarti d'ora di camminare a piedi, perché dal mare, dal Albisola inferiore al superiore, abbiamo camminato circa tre quarti d'ora, abbiamo fatto la partita, ma noi non avevamo già fatto una prima e immancabilmente abbiamo perso. Da fuori, perché allora non c'era la recinzione, no? Da fuori li sgambettavano quelli spettatori. Io mi ricordo anche di un'altra partita. È venuto a giocare a Ronco il campo ligure, che si giocava il titolo. Il campo ligure è molto più forte di noi, in un minuto è andato sul 2-0 per loro. Improvvisamente verso il Montereale, un buio, nero, tempesta, è cominciato a piovere, il campo si stava allagando. Ho chiesto più volte all'arbitro di sospendere la partita. Alla fine è stato costretto suo malgrado a sospendere la partita. Andiamo negli spogliatoi, ci facciamo la doccia, quando siamo usciti fuori c'era un sole che toccava le pietre, la partita si poteva giocare. Recupero della partita, un tiro in porta, 1-0 per noi. Quando siamo usciti un tifoso del campo ligure ha tolto un palo da per terra per darmelo in testa, c'era il papà di un nostro giocatore che se n'è accorto e l'ha fermato. E poi è andata male, pazienza, ce n'è andata male tanto a noi. Noi a Ronco, grazie anche ai dirigenti e ai volontari che ci sono, aiutando e supportando i dirigenti, perché il merito più grande, devo dire, è loro, che hanno preso in mano la società e l'hanno portata avanti. Io mi ricorderò sempre quando l'allora presidente della Ronchese, Walter Gatto,
era venuto un comune dicendo: qui avete le chiavi della Ronchese, noi non siamo più in grado di andare avanti. Ricordo che non ce la facevamo più. Sostanzialmente eravamo rimasti in 3 o 4 a tirare avanti la società. Il sindaco Sacchi si è dato molto da fare per cercare di ricompattare l'ambiente. In quel momento mi sono adoperato e sono riuscito a coinvolgere quel gruppo di dirigenti che ci sono ancora adesso e che tanto hanno dato per la Ronchese. A Sacchi sono particolarmente legato, proprio perché è una figura che ha proprio la Ronchese nel sangue e anche quando è stato chiamato a condurre l'amministrazione comunale l'ha dimostrato ampiamente. Io vorrei fare un invito a chi può: aiutateli un pochettino di più questi ragazzi, non lasciateli soli, perché hanno bisogno del vostro aiuto, ma anche tante volte un aiuto morale. Io quello che mi sento di dire, di rivolgere questa in occasione del centenario della Ronchese: aiutiamoli queste persone, che se lo meritano proprio tutto. Tra gli anni 70 e 80 la società vola verso lidi prestigiosi grazie soprattutto a una figura che tutta Ronco ricorda con grande affetto e alla quale venne intitolato il nuovo campo in erba. Parliamo naturalmente di Fausto Maluberti, grande difensore, sapiente allenatore, ma prima di tutto uomo di vita e di sport. Maluberti eravamo amici per la pelle. Questa cosa qui mi fa venire una tristezza che non puoi immaginare, perché eravamo troppi legati l'uno con l'altro, ci siamo conosciuti così per caso, però ci capivamo con gli occhi. Parlare di lui mi sento già, faccio fatica a parlare, mi dispiace, ma... La sua determinazione spronò l'allora presidente Maurizio Malvasio a sostenere sforzi economici per allestire formazioni competitive che annoveravano tra gli altri Giovanni Amoroso, Ennio Molon, Giuliano Lo Scalzo e tanti altri. Io ho iniziato a giocare nella Ronchese alla fine degli anni 60, dopodiché ho intrapreso, diciamo, la mansione di dirigente. Abbiamo avuto dei begli anni, delle belle soddisfazioni, abbiamo costruito la prima squadra con cui siamo andati in prima categoria negli anni in cui abbiamo acquistato la Busallese con Londri, Kamalic, Parodi, e devo dire che quell'anno è stato veramente un anno, una galoppata esaltante, perché abbiamo vinto campionato alla grande. In quegli anni lì, con Colondri in prima categoria, consisteva in una promozione di adesso abbondantemente, perché le squadre e gli avversari erano la Busallese, la Sestrese, la Cornelianese, l'Erg, l'Italia Impianti, la Culm, Sant'Olcese. Abbiamo fatto dei bei campionati, devo dire. Eravamo pochi dirigenti e quindi era faticosa la cosa, perché erano rimasti veramente in pochi. Siamo andati avanti bene per parecchi anni, senza sponsor ovviamente, erano tutti soldi pesanti, cash, che dovevamo far uscire dalle nostre tasche, perché non avevamo nessun introito di nessun genere praticamente. È smesso con Londri, Maluberti ha smesso di giocare e ha iniziato la carriera di allenatore, ed eravamo sempre fianco a fianco in panchina, e abbiamo anche lì vinto poi un campionato, che eravamo retrocessi nel frattempo. Abbiamo vinto nuovamente un campionato di seconda categoria, grazie anche ai gol di Amoroso, Giovanni, bomber eccezionale. Un nome che vorrei citare, che è un ragazzo che farebbe piacere se venisse, per serietà e tutto, era il portiere del Colombo che abbiamo preso, Napoli. Un ragazzo veramente serio. La Ronchese, devo dire, ha sempre avuto dei bei portieri. I tempi in cui allenava Tacchella, Giovanni, gli under, un'altra persona che fa piacere nominare, Balbi Domenico. Sono stati belli anni, poi come tutte le cose arrivi in fondo che sei saturo e quindi un anno difficile. Quando c'è stato il grande freddo, che adesso gli anni non me lo ricordo esattamente, era l'anno della metallizzazione, che siamo andati a meno 25, abbiamo dovuto lavorare 4 giorni e 4 notti
perché si era spaccato tutto al campo sportivo, giocando ancora sul campo vecchio, con gli spogliatoi vecchi, si erano spaccati tutti i tubi dell'acqua, tutti i boiler, il riscaldamento. E facendo le notti al campo sportivo, con Ansaldi che ci aveva fornito l'attrezzatura con un pulmino, con tutto sopra, abbiamo fatto sì che si potesse giocare addirittura la domenica successiva. Ecco, quindi c'erano anni di sacrificio, però belli, perché ci siamo divertiti. Negli anni seguenti Domenico Balbi guidò la Ronchese con una formazione formata quasi interamente da ragazzi di Ronco, tra i quali emerse Marco Filippin, possente centrocampista di fascia. Successivamente Pietro Schiavone, in qualità di massimo dirigente, ebbe l'onore di ritirare il premio per i 75 anni di attività direttamente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. È stata una grandissima festa, c'era il presidente Mattarisi. Nella premiazione eravamo, ma ci saremmo stati più di 500 persone. La mia fortuna è che ho trovato dei dirigenti all'interno della Ronchese a quei tempi, a dir poco, erano dei grandi personaggi, tipo come Bricchi, Gigi Balbi, che era il presidente allora, Nini Balbi, che era un cuore anche lui. Vedevo lo sport come lo vedevo io, che tutti dovevano fare sport a Ronco e possibilmente a costo zero, e noi ci eravamo riusciti. Poi con l'uscita di Nini Balbi mi sono trovato il merito di essere il presidente di questa società. Formammo una commissione per sapere proprio come è nata la Ronchese. Abbiamo creato anche la motivazione per spingere i ronchesi e con l'aiuto di questa commissione avevano trovato un nome perfetto, la Ronchese anche tu sostiene. Fummo premiato per il 75esimo anniversario, a dir poco è stato un avvenimento fantastico e di quella festa è stato indimenticabile perché tutto il paese ha partecipato. Pensare solo che Pold ci regala una torta e l'autogrill mise a disposizione l'autogrill. Un certo Ferrara addirittura portò un chilometro di striscione rosso-blu, dove tutte le donne di Ronco hanno utilizzato a far bandiere, striscioni. Ti veniva la pelle d'occhio, perché è stata una grandissima festa. Le cose più belle della mia vita l'ho avuto proprio all'interno della Ronchese, il più grande ricordo della mia vita. Grazie a tutti i ronchesi e a tutti i dirigenti della Ronchese. Verso la fine degli anni Ottanta, poi, grazie all'allora amministrazione comunale e al prodigarsi di Ugo Carminati, venne costruito l'impianto che oggi tutti possono ammirare e presso il quale la bandiera della Magica sventolava ormai dai primi anni Sessanta. L'ha costruita l'impresa Caneva con il sindaco Barbieri. Tra l'altro ci siamo beccati una bella alluvione dove l'acqua è entrata per circa 80 cm sopra il pavimento. E lì in quel momento abbiamo avuto gente come il papà Manarini, Alfonso Reale. C'è stato un bel gruppo di gente che ci ha dato una bella mano, ci ha sostenuto nel momento che c'era entrato l'acqua dentro nei cassetti delle scrivanie dappertutto. È stato un disastro. Il paese e noi ci hanno sempre aiutato, in modo particolare devo dire l'Avis, l'Avis comunale, altre opere che sono state fatte per poter avere questo campo, tutte sono state fatte le feste, dove un anno per troppa leggerezza non ho invitato l'allora responsabile degli impianti e la settimana successiva alla festa ci hanno squalificato il campo. Io sono entrato in Ronchese per fare manutenzione al campo. Ho cominciato a pian piano entrare anche nel giro delle attività della squadra. Si è cercato di impostare il più possibile un'attività che potesse dare lustro al paese e dare la possibilità a tutti i ragazzi di poter giocare. Abbiamo vinto un campionato di seconda categoria. Siamo arrivati solo secondi in Liguria, solo per un motivo che all'89esimo eravamo ancora campioni liguri di seconda categoria, i nostri avversari hanno pareggiato, siamo andati in tempi supplementari e abbiamo perso 3-1. È stato un bel gruppo, devo dire la verità, direi piuttosto di amici. Poi ho lasciato il posto al mio vice che era Gatto Walter. E io sono entrato nella sfera dirigenziale della Ronchese nel lontanissimo 1978, quando io e Luigi Balbi, nel campo in sintetico attuale, c'era un campo di sterpaglia, lo abbiamo fatto diventare una sorta di campo di calcio con l'aiuto
del centro di formazione fisico-sportiva, erano tempi abbastanza difficili. Noi avevamo già trovato un gruppo di ragazzi, Gianni Terni, Luciano Critelli e Cofani. Ecco, erano questi ragazzi che 20 anni prima giocavano con noi e 20 anni dopo noi proponevamo loro di mandare avanti la società. Ci aveva chiamato Ugo Carminati, c'era bisogno di un ricambio e aveva chiesto la nostra disponibilità a entrare. Noi eravamo un gruppo di amici, la Ronchese l'avevamo sempre seguita, mi ricordo la domenica mattina, era un appuntamento quasi imperdibile, all'epoca la Ronchese giocava la domenica mattina. Pian pianino ci siamo avvicinati a questo mondo. A me mi hanno dato l'incarico attuale di vicepresidente, anche per l'età io mi accorgo di fare lo 0,001, però io sono troppo attaccato a questi colori. Ho ricordi della Ronchese che sono fantastici, veramente. Non mi ricordo più in quale anno, ma io ero presidente e abbiamo fatto l'ultima partita contro la Crevarese, abbiamo portato a casa quel 0-0 che ci aveva salvato. Io ricordo ancora con affetto tutti questi ragazzi che mi hanno preso negli spogliatoi, mi hanno buttato sotto la doccia. La Ronchese mi ha permesso di vivere sempre con i giovani. Io mi ritrovo con ragazzi che fortunatamente scherzano con me, ridono con me. Questo mi ringiovanisce, mi fa stare veramente molto bene. In seguito, nei primi anni 2000, grazie all'aiuto del benefattore Andrea Giavotto e con il sostegno della giunta comunale guidata da Gianluigi Sacchi, il terreno che ospita le gare della prima squadra rivede l'erba, sparita dopo l'alluvione del 1970. Per l'occasione fu organizzata un'amichevole col Genoa, che nel 2004 svolgerà parte del ritiro estivo proprio sul rinnovato campo in erba di Ronco. Con l'aiuto invece a suo tempo del vecchio proprietario della Mucchina, dopo l'alluvione catastrofica del 70 siamo riusciti a ripristinare il campo in erba sul quale mi stai intervistando adesso. Io mi ricordo quando è stato inaugurato il campo in erba, la solita partita col Genoa. Successivamente, a dimostrazione di come era stato curato il nostro impianto, il Genoa per due volte, per due anni di seguito, ha usufruito di questi impianti per la preparazione e, non avendo disponibile il P8, si è venuto a Ronco. Sia nella prima volta che nella seconda, gli addetti ai lavori sono rimasti favorevolmente colpiti da come erano preparati i nostri campi, come erano tenuti e come erano seguiti anche dagli addetti ai lavori, come riuscivano a far trovare come a casa loro le persone che venivano. E arriviamo così agli ultimi anni, gli anni della presidenza di Giovanni Terni, culminati nel 2008 con una finale di Coppa Liguria persa solo all'ultimo secondo. L'apice l'avevamo raggiunto orquando disputammo la finale di Coppa Liguria e la perdemmo con un rigore all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare, poteva evitare di darlo. La Ronchese avrebbe ampiamente meritato. Rimarrà sempre impresso perché fummo seguiti da, adesso non lo so, due pullman, innumerevoli macchine, fu uno spettacolo. Ho la fortuna, l'onore se così posso dire, di essere presidente durante le celebrazioni del centenario. Stasera sono qua, tu intervisti me perché in questo momento sono presidente, però
da solo non avrei mai potuto fare niente. Senza l'aiuto di tutti i dirigenti che sono stati con me da 18 anni, quelli nuovi che sono entrati, chi vive e abita a Ronco sa benissimo di chi sto parlando. Lo stile della Ronchese è sempre stato quello di avere un occhio per la squadra e un occhio anche per l'impianto, quella che noi chiamiamo la casa, perché avere magari una squadra competitiva e un impianto inadeguato c'è qualcosa che stride, quindi noi abbiamo sempre cercato di salvaguardare entrambe le cose. Ricordo sempre con affetto i giocatori che hanno indossato la maglia della Ronchese nel periodo in cui io sono stato dirigente. Devo ringraziarli tutti, sono rimasto particolarmente affezionato a quel ruolo Roberto, è un ragazzo che peraltro non è di Ronco, ma è un ragazzo che ha una passione sfrenata per il calcio e vorrei che le giovani leve imparassero da lui. Ne ho avuti tantissimi, tu stesso, ma non perché mi stai intervistando. Io dico, Sorrentino Emanuele è un ragazzo di Ronco che ha percorso tutte le squadre giovanili della Ronchese ed è arrivato a essere capitano della Ronchese e ha smesso per un infortunio. Quindi spesso si dice ci sono pochi ragazzi di Ronco. No, ci sono pochi ragazzi che hanno una passione veramente per questo sport qua. Ripeto, li ringrazio tutti, però se proprio in questo momento devo dire Bergesio Roberto fu il primo giocatore che io trattai. È un giocatore che qualche marachella la faceva, ma era giovane. Mi impuntai all'epoca per fare in modo che lui continuasse a giocare nella Ronchese e Bergesio poi l'ha dimostrato ampiamente il suo valore. Contiamo un altro anno, speriamo tutti di poter giocare in quella categoria cui tutti ambiamo. Non eravamo partiti precisamente con questo obiettivo, sapevamo che avevamo una buona squadra, ma ahimè vincere il campionato della terza categoria della Serie A è una delle cose più difficili che nello sport si possa fare. Speriamo, noi vorremmo, ma non solo perché è il centenario, certo sarebbe la classica ciliegina sulla torta, però un anno promozione coi guardaline. Mi spiace per Cuozzo, Vincenzo, per Ciro di Febraro e per Gatto Walter che spesso l'hanno fatto. Questa stagione è il frutto di una programmazione, di un ciclo iniziato 2 anni fa. Abbiamo deciso di ringiovanire la squadra e di puntare su dei ragazzi giovani ma con dei valori. Sono i primi frutti di una politica comune col Valle Scaglia. C'è una collaborazione di intenti che ha fatto crescere questo movimento e i risultati si iniziano a vedere ora. Grazie a dei dirigenti che lavorano dietro le quinte, cito Ennio Molon che è una nostra ex bandiera, ad esempio. Il nostro sogno qual è? Il nostro sogno è andare in promozione, perché noi la promozione ce la siamo meritata sul campo. Abbiamo trovato nel nostro girone una corazzata, Real Fieschi, però pur essendo dei marziani, noi siamo arrivati lì con i nostri ragazzi, Sono ragazzi giovani con un'età media di 22 anni, con un solo ragazzo un po' più esperto, Andrea Romeo. Sono stati cresciuti da una persona intelligente, un professionista, Claudio Amarotti. Credono a questo sogno fortissimamente, come fossero nati a Ronco, perché si sentono di Ronco. E questo siamo riusciti a creare. Abbiamo giocato le partite finali con 200 spettatori da Ronco. Noi abbiamo la tifoseria, abbiamo la curva est, abbiamo dei ragazzi che, come io, vivo per la Ronchese, loro iniziano a vivere per la Ronchese. Vuol dire che è una passione che si tramanda. La Ronchese va avanti, la Ronchese è passione, è la passione che mi ha trasmesso mio nonno verso questi colori. Se fosse promozione, la prima dedica a mio nonno. La Ronchese in molti momenti ha esaltato, da quando nasceva la curva est, ci incontravamo sul terrazzo di casa mia a preparare le coreografie. Anche lì, a Curva Est, dopo anni, è rinata. Quindi vuol dire che è una passione che c'è sempre. La Ronchese è passione, la Ronchese è un sogno. E questo deve essere un orgoglio. E io orgoglioso dei miei ragazzi, orgoglioso di tutti, orgoglioso di Ronco. Col tempo, anche questi anni che viviamo adesso finiranno nel cassetto dei ricordi. E chi oggi corre sul campo per difendere i colori della Ronchese, tra molti anni sarà lì a ricordare e a tramandare questi momenti,
come fanno oggi i nostri papà e i nostri nonni. Momenti che rendono nobile questo centenario. Tutto questo è successo in mezzo a un prato verde, delimitato da qualche riga di calce e con al centro un pallone. E forse è questa la vera storia di una società di calcio. Una storia lunga e difficile, nata e vissuta nello stesso luogo, ovvero in mezzo a un prato verde, delimitato da qualche riga di calce e con al centro un pallone. E su quel prato sicuramente non troverà la parola fine.